Eccoci qua con la medaglia d'oro nella vertical. Alba, raccontaci la tua gara. Beh, è stata bella, era abbastanza dura come gara, ripida, ma bella, mi è piaciuta, è andata bene. Vogliamo sapere la gestione di queste gare così brevi, alle quali non eri mai stata abituata, è sempre a tutta, ti basi sulle avversarie, com'è che nella tua testa, che pensieri ci sono? Ma pensavo fosse un po' più lunga come gara, ma a partire sto un po' dietro e poi si imbalzo un po' sugli altri e poi alla fine come ti senti, vai. Oscar, questo astro nascente dello sci alpinismo, cosa ne pensi? Ah sì, si è comportata veramente bene oggi. Non pensavo, cioè, in fondo del cuore ci speravo e insomma alla fine è arrivata sta medaglia su un percorso che lei si addice. Certo, gli avversari sono forti, quindi questa medaglia poi vale doppio per me, visto il parterre che c'era oggi. Tutto sommato, giornata positiva su tutti i punti di vista, anche i senior hanno fatto bene, siamo alla fine di una settimana di gare, un po' comprensibile la stanchezza, comunque direi bene, dai, sono contento, il gruppo c'è e questo è molto importante. Ecco, purtroppo sono mancate delle medaglie delle quali ci si aspettava, soprattutto sui senior maschili e femminili. Cos'è che non è andato come doveva? Ma no, è andato tutto secondo me come programma, nel senso che il livello ormai è altissimo. Vincere e perdere è questione di un niente, di una discesa, di una piccola rottura, di una perdita di una pelle. Poi, come ho detto all'inizio stagione, abbiamo puntato su delle giovani, sulle novità, e la Goriana purtroppo è stata male, quindi un po' di sfortuna c'è stata, ma per il resto nel complesso direi che è come me l'aspettavo e la linea che abbiamo preso all'inizio l'abbiamo portata avanti con le giovani e speriamo che in futuro ci diano molte soddisfazioni. Quinto nella gara senior, Pietro Lanfranchi, che è entrato qua per il V proprio ieri sera, sembrerebbe la miglior prestazione stagionale in Coppa del Mondo. Ma sì, Pietro è andato forte, abbiamo risparmiato un po', tra virgolette, era la sua gara, oggi ci teneva a fare bene e ha dimostrato il suo valore. Sicuramente in Coppa del Mondo adesso sarà carico e lo aspetterò davanti sulle prime posizioni per tutte le gare che verranno, dalla Sicilia in poi. La gara di domani, la staffetta, avete già deciso le squadre o aspettate questa sera? Ma per quel che riguarda i senior abbiamo solo un dubbio, probabilmente la squadra sarà Antonioli, Raikeger, vedremo poi se inserire Denis Trento oppure Damiano Lenzi, che oggi non era particolarmente in forma, non sta attraversando un periodo buono e quindi staremo a vedere. Per quel che riguarda le donne, Valmassoi, Nicolini e Pellissier, confermo. E per i giovani ne discuteremo adesso e vedremo un po'. Abbiamo quattro junior tutti forti, quindi vedremo un attimo quello che si sentirà più in forma.